perché c'hai lo scimmiotto proprio col sederino che dà sulla tua faccetta? Perché non sapevo dove metterlo, se no dovevo appenderlo. Beh, questo è bellissimo. Ti piace? Ma è tuo? Sì, cioè, tutto è mio. Arriva da Istanbul. Ma dai, bello. Ah, dove c'è il tuo ragazzo? Sì, no? Il mio ex, direi. Poi qua. No, ti sei lasciato. Certo. Mi lascio, ma mi riprendo. Guarda, ho un colpo al cuore incredibile, però sai, sono cose che capitano in amore. Adesso mi racconti tutto, però. Sì, eh. Certo. Si è lasciato, mamma mia, no, ecco, non ci posso credere, finalmente. Non piangere, amore, adesso abbiamo tanto da piangere, sorella. Prego, accomodati, ma che meraviglia. Sono molto felice, naturalmente, di essere, di essere tuo... tuo ospite, no, perché come, sono se, io, ospite come se fosse, come se fosse naturalmente Domenica Inno. No, stavolta sono io. Sì, è stupendo. Sì, ma mi fa impazzire l'idea. Perché stavolta devi fare tutto tu, amore. Devo fare tutto io, è certo, naturalmente. L'unica, meravigliosa, insostituibile signora della domenica, Mara Venier. Ascolta, Mara, noi sappiamo tutto di noi, ci raccontiamo tutto, tu sai tutto di me, io mi confido con te, tu ti confidi a volte con me, noi ci amiamo talmente tanto che a volte non ci sentiamo quasi mai, però ci sentiamo. No, passiamo dei periodi, come due grandi amanti. Mm. Senti, allora, io ti direi una cosa, una singola rosa può essere il mio giardino, il mio giardino, ma un singolo amico può essere il mio mondo. E tu appartieni al mio mondo. Grazie. Al mio mondo. E questo è molto bello. Sai, per noi me. Siamo amici, Cristiano, prima di tutto. De Roma nostra siamo gli Moretti. Ma anche prima che io cominciassi a fare seriamente questo lavoro. Tu eri un ragazzo già bravo, talentuoso, un autore importante, però diciamo che poi tutto è venuto dopo no? Nel tempo. Beh, noi siamo amici. Ecco, la nostra amicizia. Quelli erano poi gli anni, fine anni 70, erano sai. Bellissime. Che fra l'altro avevamo un amico in comune. Perché che io la chiamavo. Il negozio di vestiti usati lo so, a Campo certo, dei Fiori. Sì, a Campo dei Fiori, dove veniva spesso, mi ricordo, la grande Gabriella Ferri. Era sempre lì. Oggi questo negozio si chiamerebbe Vintage, sì. Sarebbe veramente stupendo. Ma questo no? negozio appartiene così tanto alla prima fase della mia vita, quando sono arrivata a Roma, quando facevo l'attrice, ma così tanto per, quando tu mi hai conosciuto e vendevo questi vestiti. E c'era... Io sarei stato il tuo cliente. Ma c'era Enrichetta, sì, Enrichetta, carina. La chiamavano la Ornella Muti. Perché dice che quando andava al mercato, perché arrivava con questa pelliccia, perché ci somigliava anche. Sì. La chiamavano signora Muti, anche lei qui al mercato. Allora lui era un ragazzo molto carino di Bologna, che noi chiamavamo Enrichetta, ed è lui che ci ha fatto incontrare. È vero. Come le stelle, no, soli nella notte. Come due stelle, no, silenziosamente insieme ci sentiamo. Noi siamo subito diventati amici e tu mi hai aiutato, credo, a fare la prima ospitata in Rai, che io manco volevo, mi fregava niente. Io ho visto questa donna, ragazzi, di una bellezza incredibile. Sei bella anche adesso che stai, amore, spacchi il sì, vino. Senz'altro. Vabbè, sei bella, tu lo sai. Perciò vedo questa donna di una bellezza incredibile e dico a Enrichetta, dico, ma fa l'attrice? Sì, dice, ha fatto, dice, dei film. Cioè, ma dico, io dico, siccome devo andare a fare questo passaggio in televisione, che si chiamava Tigi Luna. Che era importante, allora, aveva sempre degli ospiti. Ebbene, gli ospiti, amore, era impossibile. A Luna, su Rai 1. Sì, dopo c'era il TG1 e dico, ma io voglio chiederlo al capostruttura. E sai, dico, c'è una mia amica bellissima che fa l'attrice, si chiama Mara Venier, dico, è bellissima. Io, timidissima, imbarazzatissima, tant'è che lui mi disse,
ma scusi, ma se lei è così timida, perché si è fatta raccomandare? Io ci rimasi malissimo. Ma non era una, non era una raccomandazione. Però è bello che è nata da lì la nostra amicizia, fine anni 70. Sì, che poi è continuata nel tempo e continuerà se Dio vuole. Guarda, dopo quanti anni. E non è vero che noi litighiamo, noi non litighiamo mai. Noi abbiamo dei silenzi. Noi a volte ci allontaniamo perché io gli faccio delle scenatine di gelosia, lui magari è un po' capriccioso, è un po' volubile nelle cose. No, ma è bello perché... perché lei poi mi sgrida, lei mi sgrida, è come se io fosse una bambina piccola. Dice, dove sei stata? Cosa hai fatto? Eccetera. E io a volte gli dico delle bugie, lei però capisce. Figurati, a me me racconta le balle, lo sgamo immediatamente. Cristiano, è arrivato il momento... Pelame! Che meraviglia! Ah, fra l'altro devo ringraziarti, perché grazie a te questo brano sta avendo un grandissimo successo. Sbucciame! Che? Beh, il microfono, grazie, grazie. Amore, sono qui pronta per essere sbucciata. Ti amo. Cristiano Malgioglio! Grazie. Pelame! Tu serai mami, come me, sbucciami, hasta che te saziarás. Sabroso. Per il teme es un veleno come il mio. Pésame come si fuese un beso. Che rico, mami. Senti, zia Mara. Zia Mara nasce proprio nelle mie prime domeniche in, quando avevo i ragazzetti, avevo un pubblico di giovani, tutti i ragazzi miei, i tipottini li chiamavo. E quando, proprio nella mia prima domenica in, avevo un, in qualità di pubblico, che poi non era pubblico perché in qualche maniera interagivano un pochino con me. Ed erano tutti ragazzi molto carini, molto che nel tempo peraltro... seguo ancora, non ci siamo mai allontanati. E lì ho cominciato, avevo 40 anni, per cui adesso c'ha anche senso dire zia, anche nonna. Però allora dicevo, amori della zia, parte tutto da lì. Avete chiamato Mara, ecco Mara, ecco Mara. E ho portato te qui nel massimo modulo. Ecco, venite. Dai. Eccoli. Ciao. Mara. Ciao. No, sono arrivata. Massimo Deni, ciao. Grazie, ciao. Devo grazie dirvi, ciao tanto. Massimo, ciao. Mettetevi un attimo, ciao. Ecco, mettetevi un attimo qui, sedete. Sì, mi fa molto piacere. Sentite. Grazie, grazie tante. Mara, ciao. Dovevi venire perché altrimenti questi non mi mandavano a casa. E ho portato anche Massimo e Deni, così siamo tutti perché qua. Perché sono ragazzi, pensa Mara, questi sono ragazzi simpaticissimi, perché nell'opinione pubblica questi ragazzi dovrebbero fare a malapena la scuola elementare e non dovrebbero saper leggere e scrivere. Questo fa la scuola secondaria superiore, tutti fanno quasi la scuola secondaria superiore, alcuni fanno le magistrali, altri addirittura stanno lavorando. Però è per la prima volta mi sto guardando la mia bella e dolce Mara Venieri. Bravo! È vero, credetemi, accaduto di notte su di un ponte guardavo l'acqua scura. C'era una canzone che tua mamma preferiva tra quelle? Mia madre sì, mia madre ha visto, amava poi il successo. Sì, certo, che tu ha visto autore. Sì, ha avuto il successo, anche se mia madre non credeva in me. E qual era la canzone? Ma mia madre amava un brano bellissimo che faceva meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso. Mia madre mi diceva quant'ero meraviglioso, quando amore, ero meraviglioso io.
perché mia madre... È vero che c'hai una vestaglia tua? Sì, io ho la vestaglia sua. Che te la metti una vestaglia, ogni tanto? Sì, io ogni tanto, perché quando che sono... Che tu li avevi regalato? Quando, sì, quando io sono giù di morale io prendo questa vestaglia, me la stringo forte al cuore, sento il profumo che mia madre amava il profumo del gelsomino. Jasmine. Sì, amava questo profumo e lei a volte quando andavamo, non so, a fare visita a qualche persona, aveva questo giardino con questi fiorellini bianchi, lei si fermava perché amava moltissimo questo profumo. Per cui ogni volta che senti il profumo del Jasmine, pensi, sì, ecco, a lei. Però è tutto addosso in questa vestaglia. L'unica cosa che io tengo quando sono triste, e poi mi passa tutto. Magari mi metto questa vestaglia, mi metto davanti allo specchio e incomincio a ballare. Ti guardano mai in televisione, cosa ti dicono? No, non credo. Guarda, il piccolo no, e ogni volta che usciamo con lui le persone si fermano e mi chiedono un selfie, no? E allora lui, che ha 5 anni, mi continua a dire: nonna, ma perché tutti fanno foto con te? Lui si chiama Claudio, sì. Ma lo chiamiamo Iaio. Iaio è arrivato in un momento della mia vita molto, molto doloroso. Era mancata mamma da poco, non riuscivo a riprendermi, non riuscivo a concepire la mia vita senza di lei. E bella. Poi mio figlio un giorno mi dice: guarda che stai per diventare nonna per la seconda volta. Stefano, c'è un figlio meraviglioso. Io, come ho visto come Paolo, mi dice questo, e come ho visto Claudietto appena nato, io sono ritornata a sorridere. Che bello. Ma sorridere veramente. Che meraviglia. Mentre da 2 anni non sorridevo più. Lo so. No? Questo è. Poi c'è il grande, bello come il sole, che si può fare l'università. C'ha 19 anni. Lui invece con me c'è un rapporto di grande complicità. Io sono sempre dalla sua parte. Perciò, cerco sempre di aiutarlo questo. Anche con mia figlia, che è più una mamma severa. Insomma, cerco di mediare con il papà e la mamma. Sono, stupendo. Sono la sua complice in tutto e per tutto. Sai che io odio questa canzone, non la sopporto, e tu l'hai fatta da me tanti anni fa. Lo so. Spucciami. Grazie di essere tua ospite. Io ho 2 problemi oggi. Ma con questo dovevi cantare? Che sì. Problemi hai, amore? Ho 2 sorella problemi. Cristiano, dove io vedo doppiamente 2 Mara. Perché ho un problema agli occhi, ma non ti preoccupare. Ma come passerà, hai dei problemi agli occhi, amore? Vi do presto. La cartellina a qualcuno. E poi un altro problema, ragazzi, che io ho dimenticato di mettere i pantaloni, però sotto la gonna non c'è niente, sta tranquilla. Se si dovesse alzare... C'era un film, sotto il vestito niente. E qua non c'è niente affatto, no? Non c'è, cioè, niente fai affatto. Vedere la gambetta? No, non posso farti vedere. La gambetta? Non mi alzo, come? La gambetta! Non si capisce, basta con sta tromba. Non se ne può più, mamma, stordite. No, basta. Basta. Ti prego, basta. Basta. Basta tutto. Basta con sto pelame, ragazzi. Vi portate via tanto tempo e adesso mi dici grazie Cristiano, dico buonasera, me ne vado via. E beh, ragazzi, sono arrivato qua per parlare con sto pelame, è tutta colpa tua, non vengo più se fai pelame, ecco, te lo dico. Vorrei farti delle domande scomode. L'idea, fai quello che vuoi, se me va rispondo, se no non rispondo. Sì, no. Ma di solito rispondo a tutto. Senti, c'è stata mai qualche donna che ha trovato un'attrazione per te? Ma forse sì. Sì, ci sono state delle avance, ma ti devo dire che non è mai capitato, certo, di
avere un rapporto con una donna né di innamorarmi di una donna. No, non mi è capitato, sono sempre stata sposata, accompagnata da una vita. Sì. Ne sappiamo. Sai che tante. Io non sono mai stata sola, se penso da quando avevo 16 anni, veramente non sono mai stata sola, perché la mia vita, quando dico tante vite diverse, sono proprio scandite dai miei amori, perché poi sono stati tutti amori. Sì, lo so. Veramente ti sei lasciato col tuo... Sì, mi sono lasciato, adesso mi sono innamorato di suo cugino, però lui non lo sa. Ma eri innamorato pazzo di sì, lui. Sì, ma sai, gli amori sai come sono. Come sei volubile, no, però, perché Cristiano. Prima c'è la luce meravigliosa, poi arriva il buio, ma io ho bisogno di cambiare, per questo vivo. Capisci, sono molto felice. Tu pensi a me che io avere una relazione fissa deve vedere rincoglionito, uno che si toglie le scarpe e vede la partita di calcio. Secondo me non aspetti altro invece, perché tu sei profondamente solo. Sì, io sono solo e per non essere... ride. Siamo così. No, tu nascondi la tua solitudine. Ma è bello che ce l'abbia, è bello che sì, sai. Io sono solo, però quando io mi sento triste, io scappo. Io vengo sempre qui in discoteca per cercare qualcosa da amare. Ma si può tradire un amore quando uno si è innamorato? No, e non si può tradire, no. Secondo me. Io perché tradisco? Perché non sei innamorato, perché non ami profondamente. Dice Mara. Io parlo per me, certo. Magari sono fatta male, però se tu ami profondamente una persona non puoi tradirla, non te passa manco per la capa. Ma anche se, cioè, l'ami, il bene, ci sono delle cose che sarebbe una, almeno io la vedo così, è una mancanza di rispetto. Sì, perché io sono una farfalla. Io ogni volta che ho avuto voglia di avere altro ho lasciato, per correttezza. Perché nel momento in cui tu hai voglia di vivere un amore con un altro, ma anche un rapporto sessuale con un altro, vuol dire che c'è qualcosa, certo, che non va dall'altra parte. Mi può dare l'amore, può farmi soffrire e farmi morire se vuole, è un cocktail d'amore per te, è un cocktail d'amore con chi importante. Qual è la pazzia che hai fatto per amore? Beh, quando mi sono innamorata di Armando Assante. Ti deseo sonreír, pienso solamente in ti. Era finita la storia con Renzo. Io ero tristissima, molto triste. Con Renzo ci eravamo lasciati a giugno, passato giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Piena di amici, perché mi sono divertita come una pazza, perché era il periodo dove si piangeva e si rideva, perché c'era Rita che si era lasciata da Frizzi, cioè avevo tutto un gruppo di amiche single, per cui un po' piangevamo, ma ci siamo tanto divertite perché avevamo degli amici meravigliosi che stavano, insomma, mi sono divertita come una pazza. Poi è capitato che quel 31 dicembre mi chiama Pascal di Vicedomini e mi dice: sono a Capri, c'è un mio amico che ti vuole, che ha visto la tua foto in una vetrina, sai, a Capri che mettono tutte, sì, le foto, so, io ero stata l'estate precedente, e ti vuole conoscere. Io dico: ma chi è? Ma dai Pascal, non c'ho voglia, e sono le feste, sono triste, capodanno, sarò da sola si faceva bene, e te lo passo, si chiama Armando Assante. Armando Assante era un attore del quale io ero pazza, perché avevo visto un film che si chiama Mambo Kings, che aveva fatto con Banderas, ma io mi ero invaghita di questo attore italo-americano, che poi lui non parlava una parola di italiano. Quando mi dice Armando Assante, lui mi dice, io dico yes, e lui mi dice tomorrow, e io tomorrow, 5 o'clock tomorrow. Da Capri è partito, il giorno dopo è arrivato a casa, sì, con una bottiglia di champagne. Al pomeriggio io me lo sono guardato
e ti assicuro che tutta la malinconia, tutte le mie pene d'amore sono finite, perché è stato un colpo di fulmine e noi ci siamo frequentati per un anno e mezzo e io ogni settimana andavo a New York, l'ho raggiunto a Bora Bora, l'ho raggiunto a Los Angeles, io l'ho raggiunto ovunque. Senti, ma tutti quei tessuti bellissimi che ti ho regalato a Milano? Sì, ce li ho ancora. Sì, ma ho fatto delle cose, delle vestaglie. Tutte quelle paillette, ti ho regalato delle cose. Ma perché mi ha chiesto prima il sesso? Volevo sapere se a te interessa ancora, certo, alla tua età. Sì, ma a 80 anni ancora può interessare. Sei pazza, ancora ci sono tanti anni, 80 anni, cosa sono? Ma quando avrò 80 anni, amore, continuerò ancora, ma sarò peggio. Secondo me poi arrivati a una certa età c'è la tenerezza, il volersi bene, l'abbraccio. Ecco l'abbraccio, quanto è importante quello, per te? Ma cosa è più importante, l'abbraccio? A me la mano. Ma la mano? A me che ci fai con la mano? Ci faccio, perché la mano... Io ho bisogno di sentire... Contatto. La mano è importante. Vabbè, quando Nicola mi prende per mano capisco che c'è. Noi andiamo in macchina, lui mi prende la mano. Per strada lui mi prende la mano. E quando ti abbraccia? Beh, quando mi abbraccia, sai, sto da 22 anni, l'abbraccio è importante. Certo. Perché ricordati che quando stai da tanti, tanti anni con una persona, poi magari... Non c'è più quella passione dei primi anni, certo, assolutamente. L'amore evolve, ma è più forte, è ancora più intenso. Telefonami, tanto non lo facciamo più. Grazie. 07, mi ricordo più il numero, l'ho detto per 31 puntate a memoria. Chi sei? Damiana. Che? Damiana, certo, c'è un po' di confusione. Damiana. Mi chiamo Paola. Paola, da dove mi chiami? Da Cagliari. Che c'hai? Che c'hai una vocina così triste? Paola? Sì? Sei emozionata? Sì. Ti sento. Pronto? Sì. Non sento bene. Io, mi vedi? Sì, ti vedo. Come ti chiami? Maurizio. Sì, pronto? Pronto, pronto. Pronto, Mara. Sì. Chi sei? Sono Mara d'Andria. Mara! Tu potresti vivere senza il cellulare adesso? Oh sì, io comincio a essere un po' insofferente al cellulare. Intanto c'ho lo stesso numero da 20 anni, per cui mi chiama chiunque. Però nell'ultimo periodo... Ho voglia di tranquillità. Io ad esempio ho sempre vissuto in centro a Roma, no? Prima Campo dei Fiori, adesso sul Lungotevere. Sarà forse l'età, sarà la stanchezza, sarà anche la voglia di cominciare ad avere una vita un po' più rilassante. Ho voglia di vivere, ecco, questo è un posto ad esempio che a me piace molto. Ho voglia di relax, ho voglia di tranquillità. Pronto? Pronto? Sì. Sono Emanuele da Roma. Emanuele. Sì. Come stai, Emanuele? Sto bene, quanto sei buona. Ah! Grazie, Emanuele, grazie. Che cosa ti piace del tuo corpo e cosa non piace del tuo corpo? Ma io non mi sono mai piaciuta tout court, non mi sono mai piaciuta. Però se c'è una cosa forse che... gli occhi. Ami molto i tuoi occhi? Non è che li amo, credo che siano i miei occhi, dicono tutto, dicono. È vero. Quando sono triste, quando sono allegra, quando sono malinconica, quando sono felice, quando sono incazzata. Ma tu lo sai che sei bellissima? I miei occhi ti amore. Come dite, lo sono stata. No, lo sei. Ora. Ho voluto prendere una bottiglia di champagne per festeggiare questa, oh, bravo, questa cosa, amore. Questa nostra... Freddo con ghiaccio. Il freddo con ghiaccio, non so se c'è il ghiaccio. Luck be a lady tonight. Buonasera. Buonasera. Ecco lo champagne. Grazie. Beh, faglielo aprire lui. Ma guarda come... No, ma io non sono neanche capace. Non Appunto, aperto mai lo prendi in mano, ma è freddo. Ma certo, è sì. Gelato, amore. Ma non è manco, diciamo, ma non è manco champagne questo. Beh, ma sì, sì. Tonight. C'è da frizzandino, non lo... Luck, let a
gentleman. Prendi un bicchiere, bevi con noi, dai. Purtroppo devo andare che devo lavorare. Oh, che meraviglia. Okay. Che spavento, mamma mia. Qua succede di tutto. I know the way you treated other guys. Cin cin, amore, ma la nostra amicizia. La nostra amicizia. Bevo, non certo. È che mi avveleni, no? Raccontami questo tagliere che tua mamma ti ha cucito il tuo primo tagliere, come mai? Allora, mamma era sarta, lei cuciva per noi, abitavamo nelle case dei ferrovieri e lei cuciva per tutti i ferrovieri, era sarta da uomo, però se la cavava bene anche da donna. Io avrò avuto 16 anni, lavoravo già, facevo la parrucchiera e avevo una compagnia di ragazzi, invece tutti studenti, ed ero un po' la fidanzatina di Sebastiano Fürstenberg. Un giorno Sebastiano Fürstenberg, che aveva una villa pazzesca lì al Terraglio, fa una festa. Io dico, mamma, io non ho niente da mettermi. Allora lei va a comprare da Vittadello, via Piave, a Mestre, del velluto, era il periodo Bitte, il vellutino a costine, sì, fine, arancio. E mi fa un tagliere, giacca e pantaloni, che andava il colore, molto... amore, non appena camminavi si giravano persino... Molto bella. Beh. Io vado a questa festa, nella villa di Sebastiano, e come arrivo mi danno una spinta e mi buttano in piscina, con tutto il tagliere di mamma, no. Appena fatto. Io mi metto a piangere, certo. Sebastiano mortificato, che ne sapeva delle difficoltà anche di comprare la stoffa per farmi, certo, il tagliere. Io esco tutta bagnata e questo tagliere arancio si stinge, scola tutta sta roba arancio, per cui io comincio a piangere, mi arrabbio e dico adesso mia mamma, arrivo a casa e mi riempie di botte. E Sebastiano mi dà un suo paio di jeans e una camicia, guarda come sono vestita oggi. E torno a casa così. Mia mamma, come mi vede, non mi mena, però rimane anche, dice, ma che succede, mamma, mi ha buttato in piscina. E dov'è il tagliere che te ho fatto? Dove sei? È rimasto lì alla villa. No, non ci posso credere. Giuro. Dopo 3 giorni chiama la principessa Clara Agnelli, la mamma di, certo, Sebastiano, chiama a casa mia, parla con me e poi dice, mi passi sua mamma, si scusa e dice, abbiamo portato in lavanderia il tagliere e venitelo a ritirare quando volete, ci invita a prendere un tè. Io prendo mamma, mi faccio accompagnare e andiamo in questa villa pazzesca, Villa Fürstenberg, e devo dire che donna Clara Agnelli ci ha consegnato il tagliere e insomma è stato un momento, però insomma sono tutti ricordi bellissimi che io ho davanti come se fossero accaduti ieri. Ti mostrerò come speciale il mondo, anche se fa male, non è quel posto da lasciare, è ancora presto per partire. Un periodo facevo vita in diretta, alla fine di ogni puntata dicevo ciao mammina, sempre, perché era un modo. Speravo sempre che lei mi riconoscesse in qualche maniera, perché eravamo arrivati a un punto con questa sua malattia di Alzheimer, che poi è degenerata. Lei alla fine non mi riconosceva più. Vedono gli alberi. In un certo punto l'abbiamo tenuta a casa con badante, un'infermiera, però io lontana. A un certo punto l'abbiamo messa in una struttura bellissima. E un giorno andai a trovarla, prendevo il treno su e giù e lei era nel giardino con un cappello bellissimo, con gli occhiali, perché aveva problemi anche agli occhi, con gli occhiali da sole. Io da lontano dico, mamma che bella che sei, mamma ma sei bellissima, sembrava Greta Garbo nella sedia a rotella portata dalla badante che si chiama Lucia. E lei mi guardò, si tolse gli occhiali così guardandomi, perché e lei mi disse, buongiorno signora. Ti mostrerò come speciale il mondo, anche se fa male. Lì io sono morta. Mamma non mi riconosceva più. Mamma non mi riconosceva più. Mammina, ma sono io, Mara. Quanto è noioso saper volare, più difficile restare coi piedi a terra e non morire. E da quel momento lì
mi ha riconosciuto solo due giorni prima che lei se ne andasse, pensa. Diceva cora 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 mio lontana vai. L'unico modo per comunicare con mia madre erano le canzoni napoletane. Allora, chissà quando tornerai. Io cominciavo una canzone e lei la finiva. E questa, che bella. Oi vita mia, faccio fatica ancora oggi ad ascoltarla, però ho comunicato con lei con queste canzoni e il giorno che lei se n'è andata, io sono arrivata la mattina, lo sapevo. Eravamo io e lei da sole nella stanza, io mi sono messa una poltrona e io fino a mezzogiorno, lei è andata via a mezzogiorno, io dalla mattina ho solo cantato le nostre canzoni napoletane. È chiaro che lei non poteva più rispondermi, però sono forse lei sentiva, e soprattutto cantare le nostre canzoni a me dava la forza di rimanere lì vicino a lei fino alla fine. Poi è entrato il medico, ha detto Mara è finita, io ho preso il medico che mi conosceva, stavo lì da mesi, quasi tutti i giorni, e gli ho detto adesso tu, picchiandolo, mi devi fare una puntura e devo andare dove è lei. Non volevo lasciarla. Che l'acqua buona. La stupida stasera, dammi una mano a fargli l'intesi. Scegli tutte le stelle, più brillarelle che c'hai, e un friccico di luna tutto per noi. Fagli sentire che quasi primavera, mandali meglio grilli e fan grilli. Presta per Bonettino, più malandrino che c'hai, Roma a Reggio Mercurio stasera. I try to discover. Senti, parliamo d'amore. Tu hai avuto due uomini in gioventù molto speciali, che li hai tutti e due sposati naturalmente. Uno è Ferracini, padre di tua figlia, e poi ha avuto... Beh, è stato il primo amore. L'amore, che ha fatto delle pazzie per lui, lo seguivo ovunque. È stato ovunque. Il primo amore. E tua madre non era disperata quando tu scappavi e andavi via? Perché io avevo 17 anni, neanche. E lui faceva il modello, viveva a Milano, ma era di Venezia. E cosa aveva di speciale lui? A parte che era bello come il sole, faceva il modello, era un ragazzo di una bellezza. Lui aveva 27 anni quando l'ho incontrato, 27. Era bellissimo e poi era molto simpatico. Ma sto parroco perché non ti voleva sposare, scusa? Perché io sono rimasta incinta. Io sono rimasta incinta che a 17 anni di Francesco, ovviamente. Lui disse ai miei genitori, non fatela sposare. Tenetevi il bambino, ma non fatela sposare. A 17 anni una non si può sposare. E lui proprio, a 17 anni, essendo minorenne, i miei genitori dovevano firmare. Se no io non mi potevo sposare, perché se no per vizio di consenso, perché a 17 anni sei troppo piccola, per cui per sposarmi loro dovevano firmare. Allora hanno firmato e poi naturalmente loro invece, ma io mi volevo sposare perché io ero innamorata, cioè io credevo in questa storia d'amore con Francesco, solo che ci siamo sposati il 13 giugno del 68,
io incinta di 4 mesi e lui alla sera stessa, dopo il matrimonio, ha detto: io però vado a Roma perché voglio fare l'attore. E invece per quanto riguarda l'altra grande storia d'amore che hai avuto, il secondo marito, che era... Non quale? Perché ne ho avuti un po', Cristiano. Sì, no, Paolo, cioè, tuo figlio, naturalmente. Pier Paolo, ecco, suo Paolo, papà, sì, ma non ci siamo mai sposati. Ah, non vi siete mai sposati, pensa. No. Io pensavo di sì. No, con Pier Paolo non ci siamo mai sposati ed è nato Paolo. Perché durante... quando io ho raggiunto a Roma Francesco, che lui voleva fare il film... voleva fare l'attore, doveva fare un film, il regista, che era Sergio Capogna, scelse me per fare questo Diario di un italiano tratto da un racconto di Pratolini con Donatello. Te lo ricordi? Ah, il cantante. Esatto. Sì, io mi fermo qui, qui dove vivi tu. Qui, io mi fermo qui, qui dove vivi tu. Le cose non andavano bene, eravamo arrivati al 71, dal 68, e conobbi sul set del film il papà di Paolo, Pier Paolo Capponi, che era un uomo bellissimo, così solido, così impegnato. Poi con Francesco erano successe tante cose, insomma, l'abbandono, il suo andare via, insomma, piano piano la cosa era un po' finita. Però ti devo dire che con Francesco, papà di Elisabetta, ci siamo voluti molto bene fino alla fine. Lui non c'è più e se n'è andato giovane, a 70 anni, ancora un uomo bellissimo. Elisabetta ha sofferto molto, molto. Per fortuna c'è Nicola e Jerry Calà, che in qualche maniera sono un po' i papà. Beh, un amore grande della tua vita, Jerry Calà. Ma Jerry gli ho voluto molto bene. Ma come si fa a dire di no a Giorgio Strehler? Ecco. Ma perché era nato Paolo, mio figlio Paolo, nato di 6 mesi, è stato un mese incubatrice, io toglievo il latte con la pompetta, Paolo è un sopravvissuto, nato di 6 mesi, 9 etti, e quando Strehler mi chiamò, io avevo ancora il bambino piccolissimo, che ancora lo allattavo, per cui disse di no alla protagonista del Campiello e lui mi insultò, me ne disse di ogni al telefono, mi insultò, mi prese a parolacce, perché per Strehler era impensabile che una donna, io avevo già fatto il mio primo film, che qualcuno potesse dire di no, non mi interessa, ma a me allora che me fregava, non, io poi guarda Cristiano, tu mi conosci bene, io non sono mai stata una donna ambiziosa, io ho sempre preso tutto come viene, ecco. Ma non ho mai cercato niente, non ho mai chiesto lavoro a nessuno. Ho una dignità profonda, quella mi è rimasta da quando ero ragazza. La figlia della sarta, che mia mamma diceva: vai a consegnare il pantalone al ferroviere e questo il conticino. Io dicevo: mamma, no, io porto il pantalone che gli hai fatto l'orlo, ma il conticino era una roba poco dignitosa, dire dammi i soldi, e non avevamo molto. Certo. Però quella mi è sempre rimasta. Ma la posso dirti una cosa? No. Sei bellissima. Bellissima, questa è la nostra canzone. Questa è la nostra canzone, che allora, riassume un po'. Certo, che poi si diventa, sei diventato mio fratello. Esatto, e tu mia sorellona. E io la tua sorellona. Senti, però, parlando di uomini, ecco, tu parlavi prima di Jerry Calà. Jerry Calà, c'è stato un rapporto bellissimo, mi ricordo. È un rapporto Io mi ricordo una sera a casa tua, a casa tua c'era il Festival di Sanremo, non mi posso mai dimenticare, a un certo punto... eravamo in tanti a casa tua, a un certo punto in TV a Sanremo c'è un cantante che io amo molto, che lo ami anche tu,
e tu a un certo punto hai detto questo avrà un successo incredibile, questo rimarrà il numero uno della musica leggera italiana, perché è qualcosa di straordinario. Lo dico, sì, dico, beh, non è male. Dice, vedrai, io non mi sbaglio. Ed era, mi ricordo, Vasco Rossi. E la noia, la noia, la noia. Mi hai lasciato qui. Quella noia che c'era nell'aria, che c'era nell'aria allora. È ancora qui. Non talento, mi sono sbagliata. Non ti sei sbagliata. Poi visto che eri molto arrabbiata con Jerry, perché litigavate spesso, penso. Ah, perché, beh, perché lui usciva, sempre. Scappava sempre, ti lasciava da sola. Sì. E poi tu lo andavi a prendere dove si trovava in discoteca, eccetera. Me lo andavo a chiappare io proprio e lo riempivo di botte. Non avevo bisogno di mandare qualcuno, Cristiano. È vero. Però è rimasto un legame con Jerry. Bellissimo. Jerry è il fratello che io non ho. Vero. Cioè rimasto... Vedi, è un la dimostrazione che si può rimanere legati, ma non legati, si può rimanere famiglia anche alla fine di un amore. La dimostrazione è la mia e di Jerry, ed è quella più lampante. You can count on me like one, two, three, I'll be there. Jerry è nel mio cuore, io sono nel suo. C'è Bettina, sua moglie, che non ha assolutamente nessun tipo di gelosia retroattiva, né Nicola. Ma noi due siamo complementari. Che difficile Jerry. Quando due persone molto si difficile. Lasciano avere molto un, difficile. Avere un... Però Jerry è un uomo meraviglioso, un uomo generosissimo. Lo so, lo so. È un uomo sensibile. Oh, mi piace perché ha fatto... è molto divertente, gioioso. Sì, ha anche una vena malinconica. Nanni Loy, ho fatto Candid Camera con Nanni Loy ed è stato un papà per me, Nanni. Se n'è andato troppo presto. Ritengo che nel mondo nostro dello spettacolo, del cinema, sia ingiustamente dimenticato, se ne parla molto poco. Trovo che fosse un regista straordinario, eccellente, impegnato, perché i suoi film non sono mai stati banali. E lui è stato un po' un secondo papà per me. Io devo dire, ho avuto anche una piccola esperienza con Nanni, mi sono divertita molto con le nostre candidate. Ah, senti, sulle nostre esperienze, Mara, sì. Ti abbiamo fatto una sorpresa. No. In tema che abbiamo ritrovato un vecchio pezzo che abbiamo girato insieme, che io prego la regia di mandare in onda. Questa è una sorpresa, ti sei messo d'accordo con qualcuno? Sì. Dai, dai, che ci prende, sono buoni. Andiamo, dai, salta. Va su. Tira. Signora, che mi aiuta per piacere, un attimo, scusi. No. Meglio, questo mi aiuti. Mi aiuti per piacere. Fatelo fatto vedere. Madonna mia, mio marito, signor, si inventa una cosa. Può dire che stavo con lei? Si inventa una cosa. Con me che mi aiuta, che io sto poco bene. Si inventa una bugia. Fare. Niente! Mi aiuta a portare via le vostre, sono pesanti. Buongiorno, signora, sono rimarito. Dov'è, signora? Sto bene. Una bella sposa. Una bella sposa, ma cosa facevi qua così? Ti aiutava me. A fare la spesa? Vedi che sono più delle spose. Vieni, che mi aiuta. Sì, accompagnavo la signora a fare la spesa. Ah, sì, bene. Mara, ma hai una scarpa sì e una scarpa no, tesoro? Ma sì, perché mi si è rotto un tacco. Sì, no, Mara, stavamo andando dal calzolaio, glielo dica lei. Sì, no? Andava dal calzolaio che si è rotto un tacco. E allora mi ha aiutato io. Ah, l'ha aiutata lei? Stavamo andando a fare la spesa, glielo dica un po', signora. Mara, tesoro... Sono andata a fare la spesa, la signora si è rotto una scarpa, allora si fa aiutare. No, ma mi scusi, ma lei è tutta la notte che è stata fuori casa. Non è vero, è una bugia. Bravo, no, io glielo dico perché non è venuta a letto con me. Stava... certo, stavo dalla signora. Da me. Era casa mia. Io sto poco bene, loro mi è venuto a far compagnia. Ma lei è un'amica di vecchia data? Tanto che la conosco. Mi aiuti bene adesso? Sì, sì, andiamo a casa, guarda. Da quanto è che la conosci? Sarà 10 anni. 10 anni? Era una bambina. E io perché non conosco la signora? Perché io non l'ho mai vista. Infatti, ma io perché non la conosco? Non mi ha mai detto. Perché non te l'ho presentata, perché l'ho incontrata per caso l'altro ieri, dopo tanto che non ci vedevamo, no? Così abbiamo fatto un po' di baldoria, è stata a dormire da me. Forse grazie a lui sono riuscita dopo a fare la televisione.
perché ho fatto le candid camera, e fare le candid camera significa avere la faccia di tolla, come si dice. Però lui in qualche maniera ha sbloccato la mia timidezza e soprattutto mi ha voluto bene. Canzone bella, appassionate, che Roma mia ma ricordate, cantate solo per dispetto, ma con una smania trenta al petto. Io non ve canto a voce piena, ma tutta l'anima è serena. E quando il cielo si scolora, di me nessuna si innamora. Se c'è la mare. Tanto per cantare, perché per sempre un piccino d'errore. Tanto per sognare, perché nel petto mi c'è nasce un fiore. Fiore dei lilla, che mi ricordi verso il primo amore, che sospirava le canzoni e marinconi di padre. Nino è quello che mi ha portato di forza a Domenica Inn, sì, champagne, il mio era prosecco. Champagne. Non è vero che era tirchio, come lo dicono. Io avevo fatto Testa o Croce, film con lui, con Manfredi, con Renato Pozzetto, regia di Nanni Loi, e dovevamo andare a Domenica Inn. E io alla domenica mattina, a promuoverlo, era Natale, alla domenica mattina chiamo Nino, che eravamo diventati amici, dico: Nino, guarda, io non vengo, mi vergogno, ho paura della televisione, della telecamera, non ero mai stata in televisione. Lui viene sotto casa col suo autista e mi dice: scendi, vestiti, che vieni con me. Era Teulada, Domenica Inn, da Baudo. E al bar di via Teulada lui prende uno champagne, mi fa, io allora ero astemia, allora, dopo mi sono rifatta con gli interessi, ma allora ero astemia. Avevo un vestito di pelle con una minigonna all'indine, così, sì, non ricordo, un verde, un militare, di camoscio, capelli, tutta buttata così. La gnocca, in poche parole. Gnoccolona. Mi bevo sto mezzo bicchiere di champagne e entro in studio, non ho mai parlato. Sono rimasta sullo sgabello di seduta. Alla domanda: è Natale, a chi volete fare gli auguri? Uno dice: i miei figli. E io dico: a Sandro Pertini, presidente. Se sa perché? Perché avevo i figli, mia mamma, avevo... Cioè, pensate che presidente. Io... A Sandro Pertini, che grande, mi è venuto, perché io lo amavo molto, Pertini, insomma, ho fatto gli auguri al presidente. Ma che bello. Poi andando via, salutiamo tutto e Baudo dice a Nanni Loi: bellissima questa ragazza, bellissima, peccato non parla, peccato proprio non parla. Aspetto un po' di tempo e poi ti faccio vedere grande che Pippo. Cosa sono capace di fare. Io ho iniziato con mi ricordo che facemmo una cosa canzonissima, mi pare, perché la prima che facemmo noi, bellissima. In televisione, ovviamente. In televisione. Sì, dove tu fosti cacciato, mi ricordo. Ah, tu lo sai. E me l'hanno raccontato. Dopo la prima puntata mi hanno... buttato fuori. Perché dissi una frase, non mia, scritta nel copione di Giovannini e Carinei, perché dissi una frase talmente innocente, vedi come cambiano i tempi, dissi: lo sapete perché Andreotti l'hanno fatto ministro della difesa? Sentite l'innocenza di questa frase. Andreotti era allora ministro della difesa. Difesa, lo certo. Sapete perché l'hanno, perché facevo il ciociaro di Ceccano, il barista di Ceccano? Ma lo sapete perché Andreotti l'hanno fatto ministro della difesa? Perché da ragazzino gli piaceva di giocare con i soldatini. Per questa frase mi hanno espulso e mi ha sostituito Tao Ferrari, che andava bene, solo che Giovannini e Carinei dissero: no, bisogna riprendere Manfredi. Uno scandalo. Questa... E fu proprio Andreotti a intervenire. E credo che c'è... Sì, in tua bravo. Difesa, certo. Io così l'ho saputa. Certo, e così sei stato riammesso. Sono in Rai. Stato riammesso. Ma in era Rai. Così rigida, cioè era così. Beh, la televisione allora era molto più severa. Molto severa, censurava moltissimo. Poi non c'erano le pause. Chi l'avrebbe detto che poi saremmo arrivati a tanto? Saremmo arrivati a tanto. Te l'aspettavi tu? Io no.
Vero? No, non mi aspettavo nemmeno di stare qui oggi. Tu pensa, ti voglio dire una cosa. Siccome quando lì si inizia, adesso per fortuna ci sono le pubblicità, le cose in mezzo, per cui uno ha il tempo anche di cambiarsi. Di fare. Sì. Io invece, allora non c'era. Lì era come qua a domenica, in tutto in diretta. Ma questo è tutto in diretta, però c'hai, per fortuna ci sono delle pause, certo, che uno si può cambiare una giacca. Anche un attimo un'esigenza. Invece lì mi cambiavano mentre parlavo in primo piano, io parlavo così e ogni tanto facevo così perché le sarte mi stavano a levare i garzoni nelle mani così, e io dovevo fare così. Allora sembrava un pochettino strano così. E adesso non mi si lavavano i garzoni. Monica Vitti. A Monica devo moltissimo. A parte l'amicizia vera, ma se io ho cominciato a fare Domenica Inn lo devo all'80% a lei. Perché probabilmente senza di lei io non sarei qui a Domenica Inn, perché lei lo sa. E... ci sei? Monica Vitti! Monica Vitti! Eccomi! Ciao! Mara bella! Ciao Monica! Ciao Luca! Ciao Monica! Bene, sono felicissima di vederti! Noi siamo felicissimi di sentirti! Siamo felicissimi di sentirti! Mara, sei una forza! No, Monica, io ho detto una cosa, ho detto veramente, io senza di te non sarei qua. Perché quando tu hai accettato... di essere, di far parte del gruppo di Domenica Inn, io allora ancora ero impredicata. La tua forza, il tuo grande nome, avere una grandissima attrice come te nella nostra trasmissione ha permesso che qualcuno della RAI chiamasse me, che vicino a te chiaramente ero piccola, perché davvero è la verità, Monica. E in questo mestiere non si dice mai, bisogna sempre far finta, ma questa è la verità e per cui io ti dico grazie pubblicamente. Grazie, grazie Monica. Io dico grazie a te. Grazie. Io dico grazie a te perché ti posso garantire che non ti ho mai perso. Vi ho seguito sempre, accidenti, con un amore, con un'ammirazione incredibile. Mi avete divertiti, mi avete interessati. Grazie. Perciò sono felicissima del successo che hai avuto. Grazie. Puoi andare avanti per altri due secoli come un fulmine. E io quando volete sarò accanto a voi a ridere. Quella grazie. Prima edizione di Domenica Inn doveva essere Luca Giurato, Monica Vitti e Don Mazzi. E serviva una ragazza che potesse fare un gioco al cruciverba. Io non ero manco più tanto ragazza, c'avevo già 40 anni. E Monica spese delle belle parole per me. Era un'amica mia e di Renzo, ci vedevamo alle cene, alle feste, cantavamo. E lei disse, ma prendiamo Mara per fare questa cosa qua. È che poi io sono arrivata, non ho più fatto il gioco, perché Monica, quando io poi sono stata... Anche Giurato fece un'intervista... sulla 7 in un programma, dice io vorrei, era lui il conduttore, io vorrei quella ragazza che ho visto in quel programma lì con quelle belle gambe, Luca Giurato. Io incontrai Luca Giurato dopo tre sere a una cena e dicevo grazie per le belle gambe, guarda che io sono libera. Insomma è cominciato così e poi Luca dice io faccio il giornalista e parlo soltanto di cose, certo, di un certo tipo. Don Mazzi dice io sono prete, devo fare il sociale. Monica dice io sono un'attrice, parlo del mio cinema, della mia, certo, carriera. Per cui mancava, ci siamo trovati a quattro giorni dalla partenza di quella Domenica Inn, che mancava comunque proprio il fil rouge. E allora lì fu Paolo De Andreis. Grande Paolo De Andreis. Io devo tutto a Paolo De Andreis. Che grande uomo. Perché Paolo ha creduto in me. Perché io ero così timida, così insicura. È stato un numero uno, incerta della RAI. Su quello che ero, non mi però sono lui mai... ti ha dato una grande forza. Lui ha detto lo fai tu. Vabbè, lo fai tu, pensa che grande fiuto. Finalmente domenica è arrivata, domenica ma che voglia ho di stare con voi. Io amo ricordare un amico che è stato più di un amico, un uomo che ti ha voluto di un bene incredibile
e di quanto tu abbia sofferto per la sua fine, per Gianni Dei. È stato il vero compagno della mia vita. Vedo che ti commuovi molto, io volevo ricordarlo, sì, perché, con te. Stranamente, quando sono sola... Lo so. Mi manca molto. Sai che Nicola parte, va lunghi periodi a Santo Domingo, e quando Nicola non c'era, c'era sempre Gianni. Tutte le sere, tutti i giorni, tutte le mattine. La prima telefonata, l'ultima telefonata, tutte le sere. Ecco, mi manca, perché lui è stato veramente il compagno di vita, perché lui li ha visti tutti passare, cioè i miei fidanzati, hai capito? E lui c'era sempre. Siamo tornati in questa puntata speciale, tutta sanremese, abbiamo parlato dei fiori. Di chi stanno parlando? Di te, Carlo. Io vorrei salutare con un abbraccio fortissimo la mia grande amica Loredana. Loredana, non ti preoccupare, anche se oggi non sei stata con noi, ti vogliamo bene lo stesso. Ti aspettiamo in studio. Ciao. A Domenica Inn, mi raccomando. Oh, ragazzi, siete tutte miopi voi? No, sei bellissimo. Vabbè. No, sei parliamo bellissimo e molto elegante. Poi hai lavorato anche con Carlo Conti. Io sono rientrata in Rai solo grazie a Carlo, perché io nel periodo 97-2000 ho fatto i 3 anni a Mediaset, dove ho lasciato amici meravigliosi ai quali voglio molto bene, Giorgio, certo. Restelli, insomma, Mattucci, certo, devo dire tutti. Che... E poi sono ritornata dopo, grande anche famiglia, nell'ultimo anche periodo, sì, assolutamente. Pensa che Carlo nel 2000, dopo i miei 3 anni a me, io ho fatto una Domenica Inn con Carlo. Lo so, e Carlo è stato molto generoso insieme ad Antonella. Eravamo un gruppo, io poi ho pure litigato con Antonella, sì. Pensa che adesso siamo così amiche, siamo così vicine. Però secondo me l'amicizia è anche questa. È vero, è bello, no, ma è bello. Però se c'è una donna che io stimo veramente è Antonella Clerici. Io mi ricordo che io li ho conosciuto grazie alla vostra Domenica Inn, una donna che io amo troppo, tu lo sai, che è Cher, che era venuta ospite. Sì, sì, aveva, è vero. Era arrivata lì dove aveva lanciato il pezzo I Believe. Sì, sì, è vero. Tu hai intervistato il mondo, perché hai intervistato il mondo, ha avuto sì. A bere il mondo. Tutti sì. Gli attori più importanti sono passati sì, da te, tu andavi a Hollywood per andarla a intervistare. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say I really don't think. Celine Dion, te le regalate le scarpe? Perché se hai portato le scarpe sei rimasta no, scalza. No, non era Celine Dion. No, amore, era Celine Dion, bambina. No, tu non era ricordi. Tutti pazzi per Mary. No, non era Cameron Diaz. Non era Cameron Diaz. Io ho una passione per le tue scarpe in questo momento. Potresti anche non uscire da qui con quelle scarpe. Which number? Quale numero hai? 39. 39, I'm 40. 39, baby. Do you want my shoe? No, but we are going to discuss where you got them at the end. No, no, però no, quando avremo finito no. Dovrai dirmi dove le hai comprate. Very expensive, eh? Really? Who makes the shoes? Dai, gift for you. Prova. No. Prova se va bene. Sono Gucci, you know? No, Sergio. Tu hai 39? I'm definitely sending for a pair of these shoes. That is beh, sicuramente vorrò un paio di queste anch'io. Sì, no, Gucci. Vanno bene? Oh, they're a little too big. Too big? Yeah, okay, I'll take them. E tu, Tony, which number? No, size, so. 39. Abbiamo la stessa misura, non c'è problema. Sorry. So nice of you. È così carino da parte tua. I would never offer my shoes up to anyone. Io non avrei mai offerto le mie scarpe. Non è vero, io non ce sì. Le dividiamo. Io te le davo molto volentieri, domani me le andavo a ricomprare. Vabbè, insomma... Ma mi ricordo con Naomi Campbell, che l'ha mandata a quel paese. Che non arrivava mai. Finalmente riesco a parlare con Naomi Campbell. Benvenuta, Naomi. Thank you. Ci sono state...
stati molti problemi per il tuo arrivo qui oggi. Mi vuoi raccontare, anche perché abbiamo un po' scherzato e giocato durante il programma, che cosa ti è successo? I came New York, Paris. Yeah. Sono volata da New York a Parigi. Sono arrivata a Parigi. And in day and they said e lì mi hanno detto che l'aereo non poteva partire perché non c'era lo slot che da Bruxelles veniva concesso. Per cui aspettavo in aeroporto e ovviamente avevo lì ero seduta a dormire su una sedia. Però non sembri stanca a vederti. Anch'io l'ho mandata a quel paese non perché si era girata. Mai. Si era girata, aveva una caramella, si era girata, l'ha buttata, si era girata, non sapeva che ci fossi io dietro, e mi è andata nella mia scarpetta di velluto e mi sono incacchiato, niente, dico, come here, polish my shoes, please. E lei te l'ha pulita? Sì, me l'ha tolta perché si è attaccata. E sono qui per un gruppo di beneficenza per dei bambini, una cena organizzata per beneficenza a Milano. Tante cose da fare, adesso ho capito che sei arrivata così tardi. Sei scusata! La più bella che io ho intervistato a Los Angeles è... l'ho intervistata a Las Vegas, al Caesar Palace Hotel. Chi era? Sharon Stone. Ah, bella, stupenda. La più bella, era lei che girava il film con Delon, Casino. Sì, sì. Casino. E io sono andata a intervistarla, mi ricordo che sono arrivata tutta vestita di velluto, io ero Donna Karan, avevo dei gioielli di Bulgari. E lei la prima cosa che ha detto: io voglio i tuoi gioielli. Dico, guarda che veramente me li hanno prestati pure a me, dico, non te li posso dare. Dovevamo avere 20 minuti per l'intervista, sono stata un'ora sulla suite, nella suite di questo albergo, e lei non mi lasciava più. Ma se tu un giorno, che ne so, ti fosse capitato di intervistare la regina Elisabetta, sua maestà, che cosa gli avresti chiesto, Mara? Beh, in anni recenti il suo rapporto con il figlio, il suo rapporto con Diana, avrei voluto cercare di capire la verità sul suo rapporto con Diana, perché credo che Diana abbia sofferto molto, anche se poi tutto è stato perdonato, certo, dimenticato. Credo che Diana, io amavo molto Diana, l'ho anche conosciuta, sono stata a cena una sera con lei a Roma, a Piazza Farnese, c'era un evento, siamo andati tutti quanti a cena, io stavo con Renzo e lei era proprio vicino a me ed era una donna che emanava luce, lei aveva come un'aura attorno a sé. E avevamo simpatizzato molto, nonostante io non parli inglese, però insomma c'era un'amica sua che parlava italiano che mi faceva da tramite, ma aveva gli occhi tristi. Ecco, e se aveva gli occhi tristi, per cui credo che abbia sofferto molto e ho apprezzato molto quando è morta Diana, al funerale, che la regina Elisabetta, quando è passata alla bara, abbia abbassato il capo, perché è la prima volta che una regina abbassa il capo con un suddito, diciamo. Certo. Per cui quello è stato un segno molto importante.